E voi là, ben ritrovati ancora una volta quest'oggi, una ricetta zuccherosa, che più zuccherosa non si può. Abbiamo lo zucchero a velo, abbiamo la panna buonissima, anche se poi questa panna praticamente quella a base di grassi vegetali e non di grassi animali. Però bisogna stare attenti anche con questa. Abbiamo la frutta, abbiamo le noci. Che cosa andremo a fare? Un semifreddo alle pesche. Un saluto grande a Betta, di Betta e Bonnie. È da lei che ho preso ispirazione per questa video ricetta. E intanto abbiamo iniziato a sbucciare le noci, perché andremo poi a fare una granella di noci. Abbiamo leggermente variato secondo la ricetta di Betta. Lei aveva messo un altro tipo di granella, mi sembra quella di nocciole. La granella di noci è pronta e adesso iniziamo con il tagliare le pesche e iniziarle a mettere nel nostro frullatore. Potete anche tagliarle grossolanamente, tanto poi insomma ci penserà lui a tritarle ben bene. Non vi ho fatto vedere prima l'occorrente poi per contenere appunto il tutto, il nostro semifreddo. E queste vaschette d'alluminio, quelle per plum cake, vanno benissimo. E una vaschetta contiene una porzione per due persone, c'è scritto, ma secondo me anche tre porzioni belle abbondanti ci vengono lo stesso. Questo è il risultato della nostra pesca che abbiamo frullato. La particolarità delle nostre pesche sta nel fatto che noi le abbiamo praticamente frullate con tutta la buccia. Perché, Rick? Mantengono tutte le vitamine. Eh sì, c'è ancora più vitamina nella buccia. Naturalmente l'abbiamo lavata e ben bene, mi raccomando. Adesso andiamo ad aggiungere il nostro zucchero a velo ed amalgamiamo il tutto insieme. Prepariamo per montare la panna. La confezione non ne abbiamo usate due, quindi in tutto 250 ml. Vi ricordo anche la bustina dello zucchero, 125 grammi zucchero a velo, era una bustina intera. Le pesche erano 5. Mettiamo la nostra panna. Allora, come potete notare, non è venuta molto montata questa panna, e questo è un effetto che a noi ci capita spesso quando usiamo quella vegetale. Fatemi sapere se anche a voi accade magari la stessa cosa. Sì, uno ecco vuole un attimino prendere questa per fare una cosa light, però poi succede questo, cioè non viene proprio quella bella panna montata. Che succede praticamente quando prendi quella, cioè con il latte, ecco. E iniziamo a versare il nostro composto in uno dei contenitori per plum cake che vi ho fatto vedere prima. Allora, noi oggi l'abbiamo proposto alle pesche, ho riproposto la stessa ricetta di Betta, però voi potete usare qualsiasi tipo di frutta, perché no, oppure magari gli agrumi stessi, come, cioè non perché l'agrume non sia frutta, volevo dire, potete scegliere gli agrumi come il limone, l'arancio, il pompelmo, ecco. Allora, noi abbiamo fatto questa variante. Allora, noi abbiamo messo la granella subito prima di congelarlo e poi l'andremo a mettere anche dopo, così verrà sopra e sotto. Per quanto riguarda il congelamento, io vi consiglio un paio d'ore, se è tutta una giornata è ancora meglio, e
poi lo tirate fuori, diciamo, una mezz'oretta prima di servirlo in tavola. Ed eccolo qua, il nostro semifreddo alla pesca, lo abbiamo adesso tirato fuori dopo una notte intera, quindi diciamo 12 ore circa, dai, insomma, perché è quasi l'orario in cui lo abbiamo confezionato ieri. E niente, io adesso non ve lo faccio vedere tagliato e impiattato, anche perché questo lo abbiamo sperimentato per offrirlo a degli ospiti che arriveranno fra un po'. Loro non sanno del canale e quindi niente, non faccio questo taglio davanti a loro e ve lo faccio vedere solamente adesso. Ma non è detto però che noi magari non lo riproponiamo con una frutta diversa, quindi prossimamente ancora una volta faremo questo esperimento insieme. Like se vi è piaciuto questo video, questa nostra proposta, questo dolcetto veloce veloce di oggi, e noi vi aspettiamo sempre qua con tanti nuovi appuntamenti sul nostro canale.